Nella scena iniziale, un giovane ragazzo scout si trova a un incrocio trafficato a Bangkok. Nel trambusto del traffico, nota una donna anziana che fatica a portare le sue borse dall'altra parte della strada. Vedendo le sue difficoltà, il ragazzo si precipita in suo aiuto, cercando di aiutarla ad attraversare la strada in sicurezza. Tuttavia, nella confusione del momento lascia cadere il cellulare per strada, ma lo lascia indietro per portare prima al sicuro la vecchietta. Proprio mentre si gira per recuperare il telefono, il semaforo diventa verde e un autobus lo investe, provocando la sua morte prematura. La scena successiva introduce il protagonista, Facit Puengnatong, che sta affrontando numerose sfide nella sua vita. È un venditore della Yamaha Company, dove viene costantemente sminuito dal suo capo e dai suoi colleghi. Inoltre, la sua ragazza sembra aver rotto con lui per diventare una pop star, lasciandolo emotivamente in frantumi. Nonostante i suoi migliori sforzi per far quadrare i conti, Facit è alle prese con le sue finanze e vive da solo in un piccolo appartamento mentre è gravato da debiti crescenti che sembra non riuscire a superare. Le pressioni costanti della sua vita stanno pesando sempre di più su di lui e sta diventando sempre più disperato per trovare una via d'uscita dalla sua situazione. Un giorno, Facit si reca in una scuola per vendere il suo prodotto a un potenziale cliente, ma è deluso nello scoprire che il suo collega ha già effettuato la vendita lì. Il giorno seguente, Facit esce di casa per andare al lavoro, ma con suo sgomento scopre che la sua macchina è stata recuperata da un creditore a causa del mancato pagamento dei suoi debiti. La giornata di Facit al lavoro peggiora quando viene chiamato nell'ufficio del suo capo e gli viene detto di dimettersi a causa del suo scarso rendimento nelle vendite. Tornando alla sua scrivania, è ulteriormente scoraggiato nel trovare un mucchio di fatture scadute da una società di credito, che si aggiungono ai suoi già crescenti problemi finanziari. Sentendosi depresso, Facit va sulle scale per raccogliere i suoi pensieri e fumare una sigaretta, ma la sua frustrazione si intensifica ancora di più quando si rende conto di averle esaurite. A rendere le cose peggiori, sua madre lo chiama e gli chiede di inviare del denaro per pagare la scuola della sorella minore. Nonostante la sua precaria situazione finanziaria, Facit accetta di inviare i soldi. Proprio in quel momento il suo telefono squilla di nuovo e lui risponde, solo per sentire uno sconosciuto dall'altra parte che gli offre la possibilità di vincere 10.000 baht. Inizialmente, Facit sospetta che si tratti di uno scherzo telefonico dei suoi colleghi o amici, ma il chiamante procede a rivelare dettagli personali su di lui come il suo nome completo, la sua età e il suo stato lavorativo, cosa che lo lascia perplesso. Il chiamante poi dice a Facit che ha semplicemente bisogno di scacciare una mosca che gli ronza intorno in quel momento. Se completa il compito, vincerà un premio in denaro del valore di 10.000 baht. Facit è scettico, ma dopo qualche insistenza da parte dello sconosciuto, decide di fare un tentativo. Arrotola quindi un giornale e schiaccia facilmente la mosca, e il secondo successivo, sorprendentemente, riceve un messaggio che conferma che 10.000 baht sono stati trasferiti sul suo conto bancario. Mentre Facit sussulta per l'eccitazione, il chiamante gli offre la possibilità di vincere 50.000 baht mangiando la mosca morta. Incerto ed esitante, Facit torna alla sua scrivania con la mosca morta in mano, valutando se andare fino in fondo o meno. Tuttavia, dopo un po' di riflessione, se la infila in bocca. Una delle sue colleghe, Tong, lo nota, ma è così sconcertata che non dice una parola. Dopo qualche tempo Facit riceve un'altra telefonata e il chiamante lo informa che ha la possibilità di vincere un'enorme somma di denaro, ovvero 100 milioni di baht, se completa un totale di altre 11 attività. Nonostante si senta a disagio per il misterioso chiamante e la natura dubbia del gioco, Facit è alla disperata ricerca di denaro, quindi accetta i termini e le condizioni. Il chiamante lo avverte che se abbandona o se qualcuno scopre che sta giocando, dovrà rinunciare immediatamente a tutte le sue vincite. Per il terzo compito, Facit deve andare in un asilo e far piangere almeno 3 bambini. Sebbene all'inizio esitante, ricorda le sue traumatiche esperienze infantili con suo padre che schiacciava i suoi giocattoli, quindi ruba i giocattoli ai bambini e li fa piangere. Il quarto compito comporta il furto di denaro da un mendicante, un atto riprovevole che Facit con riluttanza svolge. Le cose prendono una brutta piega con il quinto incarico, dove a Facit viene ordinato di visitare un ristorante di alta fascia cinese, dove gli viene presentato un piatto contenente feci e gli viene chiesto di mangiarle. Sebbene si senta disgustato e protesti, il chiamante insiste affinché completi l'attività altrimenti perderà il suo premio. I flashback di essere stato costretto a mangiare feci di cane quando era bambino si aggiungono ulteriormente alla sua angoscia, ma alla fine Facit si costringe a finire il piatto. Anche questa volta, Tong lo coglie sul fatto e inizia a presumere che sia impazzito. Man mano che il gioco contorto procede, le sfide diventano sempre più degradanti, illegali e mortali. Prima di intraprendere il suo sesto compito, Facit viene incaricato di consegnare il suo telefono a uno squilibrato alla fermata dell'autobus.
Attraverso di lui, Facit scopre che la sua prossima sfida è combattere un gruppo di teppisti adolescenti su un autobus pubblico in movimento per riuscire a prendere un altro cellulare. Inizialmente, Facit tenta di negoziare con i delinquenti per il telefono, ma quando iniziano a maltrattarlo finisce per entrare in un combattimento con loro. Durante la rissa, Facit e uno dei teppisti cadono dall'autobus ferendosi, ma la lotta non è ancora finita poiché il delinquente adolescente estrae un coltello e avanza verso di lui. Proprio mentre sta per attaccare, Facit afferra un grosso pezzo di carne e colpisce la testa dell'aggressore, rendendolo privo di sensi e adempiendo al suo sesto compito. La prossima sfida è ancora più straziante. Facit viene incaricato di entrare in una casa e recuperare il cadavere di un individuo deceduto, ma il problema è che si trova in fondo a un pozzo. Non solo questo, ma Facit deve anche avvisare i familiari del defunto, e il tempo totale per l'intera attività è di soli 10 minuti. È una sfida enorme e spaventosa, ma dal momento che Facit è arrivato fin lì, non può più voltarsi indietro. Mentre scende nel pozzo, nota uno sciame di scarafaggi nel suo braccio che lo spaventa e lo fa cadere in acqua. Dopo essersi preso un po' di tempo per ricomporsi, Facit si lega il cadavere in putrefazione alla vita e comincia a uscire dal pozzo. Nonostante il periodo di tempo limitato, riesce ad uscire e a chiamare i familiari poco prima della scadenza del termine. Poco dopo a Facit viene affidato un altro compito, che consiste nell'aggredire fisicamente l'attuale fidanzato della sua ex ragazza. Sorprendentemente, Facit accetta velocemente e senza esitazione prende una sedia vicina e si sfoga brutalmente su di lui fino a quando l'uomo perde i sensi. Facit è però presto sopraffatto dal senso di colpa per le sue azioni violente, quindi porta rapidamente il ferito all'ospedale. Mentre Facit continua a progredire attraverso compiti sempre più impegnativi e moralmente discutibili, la polizia inizia a prendere atto del suo comportamento criminale. Guidati dall'agente Surakai, una squadra di poliziotti inizia a seguire le tracce di Facit, sospettando che la sua follia criminale faccia parte di uno schema più ampio e sinistro. Nel frattempo, Tong diventa sempre più preoccupata per lo strano comportamento di Facit. Mettendo insieme indizi che ha sentito per caso in una stazione di polizia, usa la sua esperienza informatica per hackerare un sito web chiamato 13. Lì, finalmente trova la live streaming dello spettacolo horror di Facit. Ogni mossa che fa, ovunque vada, viene registrato, ma Tong non ha idea che anche lei viene monitorata da vicino e che è diventata inconsapevolmente parte del gioco su cui sta indagando. Nella scena successiva, Facit, che ora è un criminale ricercato, si ritrova in ospedale. Là, vede la notizia che la polizia lo sta cercando. Il suo telefono squilla improvvisamente e lo stesso misterioso chiamante lo avverte di evitare la polizia, poiché la sua cattura significherebbe la fine del gioco e il premio in denaro andrebbe perso. Nonostante il potenziale pericolo, Facit continua con il suo compito successivo, l'ottavo, che gli richiede di aiutare un paziente a fuggire dalla stanza numero 803 dell'ospedale. Nascondendosi dalle autorità, Facit raggiunge la stanza indicata. Sorprendentemente, la paziente che deve aiutare è la stessa donna anziana della prima scena. Dopo aver pensato un po', Facit si traveste da infermiere e riesce a mettere la vecchia sopra una sedia a rotelle e fuggire dall'ospedale poco prima dell'arrivo di Surakai e della sua squadra. Intanto, un agente di polizia di alto rango ordina a Surakai di sospendere l'inseguimento del criminale ricercato. Dopo aver lasciato l'ospedale, Facit porta l'anziana donna nella sua modesta capanna vicino al lato della strada principale. La aiuta poi ad asciugare i suoi vestiti legando un filo di silicone. Tuttavia, a sua insaputa, l'altra estremità del filo è fissata dall'altra parte della strada principale ed è invisibile nell'oscurità. Subito dopo un gruppo di adolescenti completamente all'oscuro del filo sfreccia verso di esso in motocicletta, cosa che causa un terribile incidente che fa perdere la vita a uno dei ragazzini. Questa tragedia lascia Facit devastato e si scaglia contro il misterioso chiamante al telefono che lo ha guidato attraverso questi compiti atroci. Mentre sta facendo i conti con le gravi conseguenze delle sue azioni, Tong arriva sulla scena e rimane scioccata nel testimoniare le conseguenze dell'incidente. Implora Facit di consegnarsi alla polizia, assicurandogli che comprenderanno le circostanze dietro le sue azioni. Tong rivela anche che sa del gioco a cui sta giocando. Proprio mentre stanno parlando il telefono squilla, e il chiamante informa Facit che il gioco è finito siccome qualcuno l'ha scoperto. Nonostante questo, dà a Facit un'ultima possibilità e gli assegna un altro compito, uccidere il cane di Tong. Si scopre che il cucciolo è stato rapito e portato a casa della donna anziana già prima, e quando Tong lo vede rimane sorpresa. Implora Facit di risparmiare il suo cane, ma quest'ultimo è diventato così ossessionato dal gioco che tira fuori un'arma affilata e uccide senza pietà il cane innocente. Facit quindi avverte Tong di stargli lontano prima di correre via con la sua macchina. Dopo l'incidente, Tong, che è determinata a scoprire la mente dietro tutto questo, decide di recarsi alla stazione di polizia per denunciare i suoi sospetti.
Non ha però prove concrete per dimostrare le sue affermazioni, perché il sito web che ha hackerato in precedenza ora è completamente vuoto. Sconfortata, lascia la stazione, sentendosi impotente e persa. Mentre esce, si imbatte in un gruppo di abitanti del villaggio che stanno litigando tra loro. Tong si avvicina a loro per verificare la questione e scopre che qualcuno ha affettato in modo scioccante la loro mucca con una spada da samurai. Questo le fa venire i brividi lungo la schiena e si rende conto che è stato niente meno che Facit. Tong segue la scia di sangue che ha lasciato e raggiunge una strana stanza con il numero 13 scritto sopra. Purtroppo, mentre sta per entrarvi, un uomo la cattura da dietro. Tong viene quindi portata nel luogo da cui viene comandato il gioco. Mentre si avvicina agli schermi, viene confrontata dalla mente dietro il gioco, un ragazzino di nome Ki. Si scopre che è lo stesso ragazzo scout che abbiamo visto all'inizio del film. Sorprendentemente, non è mai morto, e la vecchia in qualche modo gli ha salvato la vita. Tong cerca di ragionare con lui e gli chiede di porre fine al gioco, sostenendo che ha già tolto la vita a molte persone innocenti. Ki rivela però di non essere in grado di farlo, perché ne è solo una parte e il gioco coinvolge giocatori e spettatori che forse sono migliaia. Altrove, mentre Facit raggiunge il luogo della sfida finale, è colto alla sprovvista dalla rivelazione che il gioco è un esperimento sociale e tutte le sue azioni sono state monitorate e registrate per tutto il tempo. Si trova quindi di fronte a un compito arduo: deve accoltellare il proprio padre violento John Adams, che è legato a una sedia a rotelle e sembra essere incosciente. Questo compito finale promette un premio in denaro di 100 milioni di baht e Facit è combattuto tra la tentazione di vincere il premio e la sua coscienza. Comincia ad avere dei flashback dei momenti in cui suo padre ha fatto cose buone per lui, come mandare via i bulli e portargli nuovi giocattoli. Alla fine, Facit decide di abbandonare il gioco, mentre ricorda il desiderio di sua madre in cui gli chiedeva di non diventare mai una persona cattiva come suo padre. Tuttavia, proprio mentre sta per andarsene, Adam si sveglia e accoltella a morte suo figlio. Con questo, chi dalla sala di controllo annuncia che Adams è il vincitore dei 100 milioni di baht. Si scopre che anche lui stava giocando al gioco, e il compito finale era uccidere suo figlio. Mentre Facit ha esitato a completare l'attività, Adams non ha avuto problemi. Tong è devastata nell'assistere alla svolta crudele degli eventi e urla a Ki, ma la giovane mente rimane imperturbabile. Lui rivela invece che migliaia di persone, proprio come Facit e Adams, stanno attualmente giocando. Inoltre, milioni di spettatori stanno guardando e scommettendo sui giochi in tutto il mondo, ed è da lì che tutto il denaro viene preso. Detto questo, chiama la sicurezza e accompagna Tong lontana da lì. Nella scena finale la vediamo svegliarsi sulla panchina di un autobus, disorientata e confusa. Tong viene trovata da Surakai, che sta ancora indagando sulle morti legate al gioco. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!